Non mi interessa tanto, io so come ho giocato, lo so anche che non ho fatto la mia migliore Pjanic, che voto ti partita. dai? Non lo so, su 10? 6 e mezzo. Non lo so, 6, 6, Allora, 5 e no, mezzo, questo mi 6, non lo piace. Il so. gioco dei voti è sempre un gioco un po' perverso, però avete sentito prima Riccardo Gentile che ha detto 5, 5 e mezzo. 6 e mezzo invece per Serse Cosmi qua in studio, chi offre di più? Perché è Sentiamo. vero. Ma io so che posso fare di più. Fa un mese che non ho giocato, fisicamente sicuramente non sto al meglio. Poi c'ho ancora qualche problemini con la caviglia e la coscia che mi dava fastidio questa settimana, e per quello che non mi potevo allenarmi sempre con la squadra, ma ancora una volta non è una scusa e lo so anch'io che posso fare meglio. E ancora, il più importante è la squadra e stasera abbiamo voluto vincere, non siamo riusciti, alla fine prendiamo un punto. E siamo un po' tristi perché, visto il secondo tempo, visto dopo l'1-1, siamo stati la squadra che attaccava e siamo stati la squadra che voleva vincere in questa partita, ma ancora una volta non avevamo concretizzato le nostre occasioni e quello mancava oggi. Angelo Mangiante. Guarda, ti do due o tre intanto notizie veloci, Alessandro, perché è uscito dal campo De Rossi per un problema alla caviglia. Si tratta di una lieve distorsione, sia trauma distorsivo che contusivo. Quindi bisogna valutare se poi potrà essere recuperabile per la sfida di domenica a Torino. Aggiungo che non c'era Osvaldo neppure in tribuna, c'era il derby, ma lui è rimasto a Londra. E per quanto riguarda invece Pjanic, com'è la storia che Dzeko ti vorrebbe al City? Che ci puoi fai un po' di chiarezza, perché ci sono tutti i grandi club che pensano a Pjanic, c'è anche il Barcellona, il Tottenham, eccetera. Qual è il tuo futuro, visto che è un giocatore di grande talento che interessi a tante squadre? Non lo so dove sarò. Io ho un contratto qua e fino a quando la Roma mi vuole che rimango qua, io sto qua. Mi Aspetta, ti piace essere. chiamo in causa Di Marzio. Gianluca, dove va Ma Pjanic? io credo che alla fine rimarrà la Roma, perché la Roma ha un progetto comunque importante che si basa su giocatori di qualità come lui, come Lamela, come Marquinhos. Quindi cedere uno come Pjanic vorrebbe dire venire meno, no, a quello che Beh, è il certo. progetto che anche il presidente Pallotta Paolo ha Condò? ufficializzato. C'è da dire che se Mancini rimane al Manchester City, credo che voglia cambiare tutti gli attaccanti anche, quindi probabilmente Dzeko potrebbe venire alla Roma Ah, tu dici. piuttosto raggiungere Ecco, tra poco tra l'altro Pjanic. vedremo anche il derby di Manchester. Volevo salutarti Pjanic con Faina. Tu conosci Faina? Chi? Ciao Miralem. Conosci Nessuno. Faina? Benissimo, non Sono conosci strano Faina. personaggio che abbiamo in studio, te lo facciamo vedere, Miralem. Ciao, No, scusa, complimenti. non Secondo me il 6 guardo. ci sta tutto. Si è procurato il rigore. Invece, Scusa. buona la fortuna di Mangiante, ne vogliamo parlare, perché se Qual è? lavorasse per Galatasaray TV, guarda qua cosa gli toccherebbe. Non un composto Pjanic, ma un Eboué che dietro gli fa le smorfie. Questo è il Mangiante turco, eh? Lo conosciamo tutti. Eboué prima gli fa da ombra, poi gli fa le facce, gli vuole anche baciare un fastidioso questo. Quindi, Miralem, ti puoi scatenare da adesso, Va volendo. bene, puoi fare quello che è stato fatto a questo inviato simpatico turco, anche al nostro Angelo Mangiante. Ciao Pjanic, Ciao. complimenti. Alla fine, insomma, abbiamo stabilito che forse il 6 te lo meriti. Grazie ancora.